Iscriviti al canale e non dimenticarti di cliccare sulla campanella per ricevere le nostre notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Sia lodato Gesù Cristo, benvenuti in questo messaggio dato dal cielo a Marilda. È un po' di tempo che non portavo questo tipo di messaggi sul canale YouTube. Spero di portare tanti altri messaggi che sono abbastanza lunghi, però sono messaggi di amore. Andiamo a leggere il messaggio del 5 maggio, del 22 maggio 2022. Nei momenti difficili, non avere paura, abbi timore di Dio. Cerca di essere timorato di Dio, trasforma la tua paura in timore, in rispetto e non avrai paura, perché avrai obbedienza. Cari figli, è una gioia immensa per il mio cuore di madre poter accogliere tutti i figli in questo giorno così speciale per me, perché è il giorno in cui vivete la maggiore ricchezza della vostra vita, che è Gesù, soprattutto Gesù Eucaristico. Quando abbiamo la felicità di stare con Gesù, troviamo la maggiore ricchezza della nostra vita. Oggi dobbiamo dire con tutto il cuore e con tutta l'anima, la mia maggiore ricchezza è Gesù Cristo, perché lo è, figli. Non esiste tesoro su questa terra che possa sostituire colui che è il maggiore tesoro di tutti i tesori, Gesù. Soprattutto la bellissima misericordia di Gesù su di noi. Oggi vogliamo chiedere a Gesù la pace, la guarigione dei cuori, la protezione della famiglia, la pace della famiglia. Questo è l'anno della fraternità. La più grande missione del Figlio di Dio è essere fraterno. Essere fraterno non è facile, significa vivere quello che Gesù ci ha chiesto. Significa vivere senza misura l'amore, il perdono, la carità, l'abbandono, la donazione, la condivisione. È molto facile dire la parola fraternità, ma è necessario viverla. E vivere questa fraternità significa lottare tutti i giorni per vincere le insidie del demonio, che oggi sono presenti soprattutto nella vita della comunità, della famiglia e di tutto il popolo di Dio, di tutta la Santa Chiesa. Tenersi per mano, essere una famiglia forte, lottare per i valori che oggi le persone non cercano più, che sono l'amore, il perdono e la carità. Qualcosa che Dio vuole chiaramente che il mondo sperimenti con autenticità affinché sia rinnovato dallo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo rinnova, egli rinnova figli. Lo Spirito Santo è la scienza, è la sapienza, l'intelletto, l'intelligenza. Lo Spirito Santo è tutto ciò che fa accendere la luce nel mondo di tenebre. Se il mondo oggi perisce nelle tenebre è perché ha bisogno della luce grandiosa dello Spirito Santo. Dovete sempre chiedere allo Spirito Santo di venire a illuminare, ad agire, a rinnovare tutti i cuori. Quando tutti i cuori saranno rinnovati, tutta la terra sarà rinnovata, perché chi edifica il mondo è il Figlio di Dio, è colui che Gesù ha salvato e salva, è colui che Gesù ha amato e ama. Chi edifica questa terra è il giovane, il bambino, l'uomo, la donna. Chi edifica questa terra sono i servi e le serve, missionari e missionari del Signore. Quindi attraverso la luce dello Spirito Santo si può rinnovare tutto, si possono rinnovare tutte le cose. Con la luce dello Spirito Santo si può costruire veramente la fraternità sulla terra, nel mondo e nei nostri cuori. Oggi, ricevendo questo omaggio, l'amore dei bambini, la tenerezza dei bambini, voglio chiedere allo Spirito Santo di Dio di abitare nel cuore dei nostri bambini, di portare sapienza nel cuore dei nostri bambini affinché essi siano mossi dallo Spirito Santo e coltivano l'amore e la pace, perché un bambino può rinnovare una famiglia. La famiglia è una benedizione di Dio, il matrimonio è un sacramento e la famiglia è un tesoro del cielo qui sulla terra. Per questo Dio ci ha resi una famiglia bellissima, una famiglia maggiore, una famiglia madre, la famiglia Chiesa, Chiesa viva, opera viva dello Spirito Santo, nella quale lo Spirito Santo scende su di noi. Attraverso il battesimo riceviamo lo Spirito Santo che ci condurrà nella grande missione qui sulla terra. Nelle valli di lacrime, nelle tempeste insidiose, nei momenti di tribolazione, lo Spirito Santo ci fortificherà sempre. Nei momenti difficili non avere paura, abbi timore di Dio, cerca di essere dimorato di Dio, trasforma la tua paura in timore, rispetto e non avrai paura perché avrai obbedienza. Nei momenti di battaglia, in cui tutto sembra così vuoto e sicuro,
cerca il consiglio, fai silenzio, avvicinati a Gesù nel Santissimo Sacramento. Una cosa che dovete fare sempre, e chiedi consiglio a Gesù, chiedi consiglio allo Spirito Santo. Egli ve lo dirà, voi uscirete forti, sarete dei sapienti che edificheranno la propria casa, che costruiranno la fraternità, che trasformeranno la propria patria e faranno di questo mondo un mondo di pace. Dio può, Dio provvede, Dio provvederà. La misericordia di Dio sulla terra non mancherà mai. Questa è una promessa di Gesù Cristo, misericordioso. La mia misericordia non vi mancherà mai, nei momenti di malattia, nei momenti di disperazione, nell'ora della grande battaglia, voi sarete protetti dalla mia misericordia. E oggi sento, figli, la misericordia di Dio su tutta la terra. So che molti figli ancora non riescono a vedere questa misericordia per cecità spirituale, perché la terra è bella, ma se voi non cercate l'essenza della vostra vita, che è Dio, vi perderete. Perché ci sono tante e tante strade larghe che oggi vengono offerte soprattutto alle famiglie. Divisioni, disuguaglianza, avidità, violenza, che distruggono questa grande benedizione di Dio che è la famiglia. Ciò che più il demonio vuole distruggere è la tua famiglia, ma la misericordia di Dio salva la tua famiglia, la misericordia di Dio purifica la tua famiglia. Allora chiedi a Gesù la grazia che oggi sei venuto a cercare per la tua famiglia in questo anno della fraternità. Oggi a pregare a Gesù per la Santa Chiesa, per la famiglia, che è la famiglia maggiore, la famiglia di tutti, questa famiglia protettrice, madre e evangelatrice. Evangelizzatrice. È così bello quando evangelizzi, ma è molto più bello quando vivi l'evangelizzazione, quando sei pietra viva dell'opera viva del regno di Dio. Gesù ci condurrà sempre nella casa del Padre. Tutto passa, ma la grazia di Dio rimane in noi. I giorni passano, le notti passano, ma il giorno di questa grazia sarà sempre con noi. Ed è per questo che oggi voi siete qui, lodando e glorificando la Santissima Trinità. La Santissima Trinità merita ogni gloria, ogni onore e ogni lode. Oggi la Madre di Gesù, la Madre della Pietà, e Madre di Gesù e Madre della Pietà per onore e gloria della Santissima Trinità. La Santissima Trinità è tutto l'amore, è il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Voi non siete soli figli in questi tempi di lotta difficili, di grandi battaglie, spesso vi sentite come se non aveste la forza per andare avanti, ma non siete soli. È il momento in cui dovete sentirvi più forti, perché nei momenti difficili che Gesù si avvicina di più a noi, se sarà necessario ci porterà in braccio. Allora non avere paura, abbi fede. Anche se arriva la tempesta dell'epidemia, anche se arriva la tempesta del dolore, anche se arriva la tempesta della sofferenza che sembra più grande delle tue forze, la tua fede è più grande di tutto. Perché la tua fede è grazia di Dio, benedizione di Dio. Voi vincerete, ma per fare questo dovete avere più fede, dovete scorgere questi segni di Dio, chiarissimi come testimonianza di quanto Dio ci ama, di quanto la sua misericordia è fonte di salvezza, perché se il mondo non avesse la misericordia di Dio non riuscirebbe a sopportare la sofferenza. Il grande sostegno dell'uomo è la misericordia di Dio. Allora confida di più, prega di più, la preghiera è come il cibo. Se non preghi ti indebolisci, senza il pane della terra diventi debole, senza il pane del cielo diventi ancora più debole. Perché nessuno può vivere in questo mondo senza il pane celeste. Ecco perché Gesù è diventato il pane del cielo, è diventato il cibo celeste. Allora prega di più, cerca di avvicinarti di più a Gesù eucaristico. Ti insegna al mondo ad essere fraterno, Gesù, perché Egli ha amato e ci ha insegnato a vivere la fraternità. Egli è la fraternità. Gesù accoglie tutti, ama tutti, abbraccia tutti, asciuga le lacrime di tutti. Allora Lui che ci insegnerà a questo mondo ad essere fraterno. Allora più amore per la vita di preghiera. Hai tanto tempo, dedica un po' del tuo tempo a colui che ti ha dato tutto il tempo, che ti ha creato e ti ha dato la sapienza per costruire e produrre la prosperità. Cerca attraverso la preghiera la guarigione del tuo cuore e della tua anima, finché non arrivi per la terra e per gli uomini la peggiore di tutte le sofferenze, che è quella spirituale. Perché nel momento presente, in questo tempo della giustizia divina, la sofferenza materiale è chiarissima. La sofferenza temporale è chiarissima, tutto oggi.
Sembra così strano perché l'uomo ha dimenticato che Dio sta di sopra di tutte le cose. È necessario avere più fiducia, piegare le ginocchia e avere fede. Gesù ha detto, in nessun momento della vostra vita sarete soli, io sarò sempre con voi. Andate avanti senza paura, anche se da qui davanti incontrerete sofferenza. Non esiste crescita senza sofferenza. Forse il mondo, che con l'amore non si è svegliato, con la sofferenza si sveglierà. Quindi apri il tuo cuore e lascia lo Spirito Santo vi abiti. Con amore e con affetto voglio benedire tutti i figli. In questo momento la Madonna benedice tutti, cari figli. Benedirvi è un dono di Dio per me, lo dico sempre a tutte le madri. Benedite i figli perché una madre è benedizione di Dio. Ed essere madre di Dio e madre dei figli di Dio è essere benedetta da Dio. Benedicendo vi chiedo anche a Gesù di benedire i fiori per la guarigione e la liberazione dei malati del corpo e dell'anima. Che Dio benedica le famiglie, che Dio benedica i matrimoni, che Dio benedica i giovani, le vocazioni, i missionari, i sacerdoti, tutta la Santa Chiesa. Che voi siete benedetti dalla ricchezza maggiore della nostra vita, che è l'amore di Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. In questo messaggio di oggi Gesù dice al nostro cuore, io sono la misericordia, niente vi mancherà se avete fiducia nel mio cuore misericordioso. Figli, chiedete sempre a Gesù la grazia di confidare in questo cuore e niente vi mancherà. Faccio gli auguri ai figli che compiono gli anni e che festeggiano l'anniversario di matrimonio, che Dio vi benedica immensamente. Ecco la serva di Dio, Maria, Madre di Dio, Immacolata Concezione, Madre della Pietà, il Signore mi chiama. Sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria. Finalmente è uscito il mio libro, La mia esperienza di conversione a Medjugorje nel 2012 attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito, troverai il link in descrizione e ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere.